Ragazzi, il cordone qua. Vieni, ragazzi, vai! Dai, vite! Vai! Vai, ragazzi. Assolutamente no, non siamo autorizzati a lasciare interviste, tantomeno a dare informazioni. Scherziamo? E niente, c'era un signore che a un certo punto ha tirato fuori una pistola, ha cominciato a sparare a due carabinieri, di cui uno è cascato subito al volo e poi l'hanno ferito, insomma ha ferito gli altri. No, noi stavamo lì, non so quello che diceva, però si sono tutti buttati per terra e tutta gente che scappava. E poi niente, ha sparato e poi l'hanno preso i carabinieri. Penso che l'abbiano preso, gli sono saltati tutti addosso dopo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Sindaco, velocemente ci può dire che cosa è accaduto, una lettura di questo fatto? Probabilmente è un folle, che ha agito isolatamente sparando in modo tale che è difficile capire se il sistema di sicurezza ha avuto dei buchi oppure no. Questo non possiamo saperlo. Certamente a Palazzo Chigi questo non può avvenire. Certo, mi permetto di osservare che dopo mesi e mesi in cui si parla di questo palazzo, di Palazzo Chigi come luogo da assaltare, da criticare, da attaccare, un pazzo presto tardi esce fuori. Quindi mi auguro che il nuovo governo riesca, non ha nessun destinatario. Possibile che c'è un'altra persona ricercata in questo momento? Allo stato attuale solo una persona. Solo una persona. Scusate, lui come una persona invece disperata, senza lavoro e divorziato. Io non lo vedo da agosto, ha detto suo fratello. È frutto di una disperazione che si vive da 2-3 anni a sta parte, dal governo Monti in poi, che ci ha massacrato, ecco quali sono i risultati. Poi quando uno come Grillo dice che una volta si sono messi d'accordo hanno fatto un golpe, che golpe hanno fatto? Parliamoci chiaramente. E questo è il clima di tutta la nazione, questo è. Hanno distrutto una nazione, posso dirlo? Hanno distrutto una nazione. La mia amata patria l'hanno distrutta. Quello che può succedere. La mia amata patria. Se no mi arrestano. Mo faccio di, se no mi arrestano. Prego. Hamid Massoumi Nejad, Roma.